L'opera di Giuseppe Parini è una sorta di documento capace di testimoniare le condizioni di vita della classe nobiliare settecentesca, nell'epoca che vede le maggiori nazioni europee agitarsi sotto l'impulso di idee nuove, capaci di stimolare il progresso e il cambiamento in pressoché tutti i campi. Accanto ad una cultura e ad una società che si stanno rinnovando, vive purtroppo una nobiltà che è preda degli antichi schemi, e che si dimostra incapace di evolversi nella mentalità. Si tratta di una classe chiusa che si crogiola nei propri privilegi e che paradossalmente non riesce a trovare una propria collocazione, che non è in grado di offrire nessun contributo positivo. La condizione comune ai nobili descritti dal Parini è la noia. Quello stato di vita privo di slanci e intrisa di ignoranza che il poeta descrive ironicamente nel proemio del mattino. Il giovin signore si trova nella triste situazione di dover riempire una giornata che si preannuncia come terribilmente noiosa per lui che ha già conosciuto gli svaghi dell'amore e del gioco. Dopotutto il nobile non può impegnarsi nell'attività militare a causa del suo disprezzo per il sangue, e neppure negli studi che egli odia fin dall'età adolescenziale. Quale altra occupazione se non quella di crogiolarsi nella considerazione della propria nobile discendenza, in quella parata degli imbecilli che fa da sfondo alle sue serate sfavillanti di luce, piene di dolci conversazioni e di feste? Così vivendo, il nobile non si accorge di dover esorcizzare il tempo, immagine della sua immobilità, ma anche della sua inutilità. La sua vita è vuota ed egli cerca inutilmente di darle un senso, riempiendola con le occupazioni mondane, che però lo escludono da quel mondo in fermento all'interno del quale è collocato. Il giovane signore si corica quando gli altri si alzano per il lavoro e inizia la sua giornata quando la gente comune è stanca delle occupazioni condotte con fatica e impegno. Le sue occupazioni sono estremamente banali. Egli deve decidere se sorseggiare la cioccolata o il caffè. L'ironia del poeta diventa pesante. A cosa serve un uomo che possiede una mentalità di questo tipo? Quale apporto può dare al progresso sociale? Non è forse inutile una classe nobiliare che ha come suo unico scopo quella di godere di piaceri vuoti che lasciano scontento per primo chi ne gode? Per lui il mondo dei signori è addirittura nocivo al bene comune. Di fronte ad una nobiltà di questo tipo, il Parini sembra anche porsi un interrogativo morale, chiedendosi se non si tratti di una vera ingiustizia sociale, quella di chi vive senza offrire nessun contributo alla comunità e al progresso. Sulla scia delle nuove idee illuministe, egli avanza una critica riferita a quello che costa alla società il mantenimento di un'aristocrazia tanto inetta. La stessa critica sta alla base della denuncia contenuta nella Vergine Cuccia. La nobildonna che arriva a licenziare un servitore colpevole di aver sferrato un calcio alla sua cagnetta è emblema del disinteresse più totale verso i bisognosi e la stessa dignità dei ceti inferiori. Nulla è più contrastante con l'obiettivo dell'emancipazione e del progresso alla base del pensiero illuminista. Quella del Parini è quindi una vera e propria polemica antinobiliare.